Lui ha visto Victor in prigione? Due soli avevano quel grande onore. Una donna, certa Cat Manzetti, e il russo che ho ferito. Ora, la donna insegna danza in Wicker Park per il municipio. Lei cercheremo di pescarla più tardi o stasera, va bene? Quanto a questo sacco di merda magnaccia. In questo paese noi cerchiamo di difendere i diritti dell'individuo. Legge Miranda si chiama. E dice che non gli puoi nemmeno toccare il culo. Io non voglio toccare suo culo. Io voglio fare parlare. Me lo lavoro io, ok? Ehi, Strick. Non puoi tenermi qui, schifoso. Oh, ostilità. Non hai niente contro di me, sono tutte balle. Calmo. Dov'è Victor? Ehi, ma che Cristo stai facendo? Vogliamo essere civili? Ma chi cazzo credi di essere? Io vi faccio degradare tutti e due per brutalità. Buono, buono, Strick, siediti e rilassati. Ora ti faremo un paio di domande sulle teste lustre. Questo è il compenso per servizi resi. Il capitalismo funziona, vero Strick? Quelli hanno un affare mostro in corso e l'ho detto a Gallagher, fine episodio. Mentisce. Ah, da noi questo è un sacrosanto diritto. Ma cos'è, puzzo d'eroina? Cos'è? Andiamo, porti dai. Questa in un posto di polizia. No, aspetta un minuto, cazzo, me l'hai messa tutta in intestino. Sai, sì, ha già un peso da spazio. È una fottuta trappola, sai già spasso, stronzo. Sai chi ho come avvocato? Quella fare chi, quando e dove? Il mio avvocato farebbe passare Teresa di Calcutta per nazista. Con queste porcate polizieschi ci va a nozze. Vi citerà gratis, probabilmente. Ah, sì? A te poi non dico un cazzo. Sì! Oh, oh Cristo! Oh, ok! Abdul lascia dirige l'affare dalla galera. La roba arriva fra un paio di giorni. Non lo so dove. Ah, lo giuro sulle mie palle. Non lo so dove. Metodo sovietico è più economico. E meno male che avevo trovato il tempo di spiegarti i diritti dell'individuo. Strick, mi dispiace per quella mano. Sta attentino a queste porte. Sono pericolose. Ma andiamo a rompergli le dita davanti a me. Sono scherzi del cazzo che non puoi fare. Come se io non esistessi. Miranda? Sì, la legge Miranda. In vostro paese va bene mettere droga in tasca? Ok, ok. No, non proprio. Sì, beh, forse lì ho un po' deragliato, ok? Ma io cercavo di farlo parlare, tutto lì. Insomma, mica lo stavo incriminando, Cristo. Entrambi esagerato. Ehi, ehi, stronzo, non puoi parcheggiare. Questo è il mio posto macchina, sto di casa là sopra. Perciò sposti questa macchina di merda o mi dai $50. Non comprendo che significa. Beh, te la faccio più semplice, babbeo. Ti togli dai coglioni o mi dai 50, sennò prendo la mia mazza e ti distruggo questo catorcio. Tu conosci Miranda? Chi è, una puttana? Americani. Tutto bene? Sì, bene, non problemi. E allora quel sacco di merda steso sul marciapiedi? Abita qui. Ma sai che sei una favola?